Carissimi Stresiani, veramente 2 minuti per parlarvi di un'importante operazione approvata dal Consiglio Comunale venerdì scorso, che quindi merita un approfondimento. Perché il Consiglio Comunale venerdì scorso ha dato il via libera a un'operazione storica per la città, e cioè quella della costruzione del nuovo istituto alberghiero Maggia di Stresa presso lo stadio comunale Luigi Forlano, con la ricollocazione del medesimo stadio in altra zona di Stresa. Dedicherò a questo tema della ricollocazione dello stadio un altro videomessaggio nei prossimi giorni. Oggi vi voglio parlare della scuola alberghiera. Finalmente il Consiglio Comunale, l'amministrazione, ha preso una decisione storica, dicevo, quella di andare a ricollocare la scuola nel sito dell'attuale stadio Luigi Forlano. Una decisione quasi sofferta, perché ricollocare la scuola in uno stadio è sempre un'operazione difficile. Voglio però invitarvi a riflettere su un fatto: che attualmente la scuola alberghiera di Stresa è la scuola più antica d'Italia, la prima scuola alberghiera d'Italia. È una scuola pertanto prestigiosa per la città, un fiore all'occhiello, oggi situata su quattro plessi con una migrazione continua di studenti in città, quattro plessi che richiedono interventi di manutenzione e investimenti importantissimi, e quindi una scuola che presenta dei grossi problemi di sicurezza e di messa a norma, una scuola quasi a rischio di chiusura. Occorreva pertanto dare una risposta, occorreva pertanto e occorre questa scuola salvarla e garantirle il futuro per i prossimi decenni. La scelta, voi comprenderete quindi come è importante. Abbiamo scelto poi lo stadio insieme alla provincia perché? Perché una scuola così grande come il Maggia è una scuola imponente e non c'è oggi in centro città un'area così grande per realizzarla, e quindi la scelta è quasi obbligata. Se volevamo avere una scuola vicino alla stazione e vicino al sistema di trasporto dei pullman, dicevo, quindi una scuola sicuramente grande, importante, verrà realizzata nello stadio, sarà per 700 alunni secondo gli standard del Ministero della Pubblica Istruzione. Non possiamo fare una scuola più piccola, perché altrimenti oggi il Ministero altrimenti ce la chiuderebbe. Una scuola però che avrà anche delle novità, perché presenterà il ristorante dei ragazzi all'ultimo piano con il terrazzo, presenterà anche una palestra, quindi sarà una palestra che potremo utilizzare, che le nostre società sportive di Stresa potranno anche utilizzare insieme alle altre due che abbiamo già in città, nelle scuole elementari e medie. Quindi rafforzeremo il sistema scolastico e il sistema sportivo del Comune di Stresa. Quindi tutto sommato un'operazione importante, un'operazione addirittura che è stata già appaltata dalla provincia, perché l'opera fisica in sé, la costruzione, la realizzerà poi la provincia dell'Ermano Cusio Ossola, il valore dell'appalto è di 9 milioni di euro, quindi vi renderete conto com'è un'operazione sicuramente importante. Occorre chi amministra comunque fare delle scelte, scelte poi sono certe volte anche obbligate quando di fronte al rischio di perdere qualcosa, come di perdere il Maggia. Noi questa scelta l'abbiamo voluta fare, da tanti anni che la stiamo portando avanti, e sono contento di averlo concluso anche con questo mio secondo mandato elettorale, perché mi ero riproposto di far partire delle opere pubbliche importanti, ferme da tanti anni. Il porto è partito e quindi oggi facciamo partire anche il nuovo Maggia e il nuovo stadio. Penso che tutto questo sia, lo dico da sindaco, ma lo dico anche da padre, sia fatto per i nostri figli, per la Stresa del futuro a cui dobbiamo guardare. Spesso noi amministriamo l'esistente ma non abbiamo una prospettiva. Queste scelte invece sono fatte in prospettiva per una Stresa dei prossimi decenni.